lanciando consigli ai giocatori. I ragazzi avevano voglia di giocare, avevano voglia di giocare ovunque. Li abbiamo portati in qualunque luogo, su qualunque prato, in qualunque campo. I nostri avevano un ovale in mano e volevano giocare. I loro nomi, impressi per sempre nell'album della storia dell'amatore Napoli Rugby. I loro volti, le loro maglie, i loro numeri. La squadra era diventata unita e compatta, pronta per poter uscire al di fuori della campagna e affrontare nuove squadre più forti. Seguirci di vittorie. Toro del Greco, Partenope, Saverno, Fortitudo, le vincevano tutte. L'unica partita importante era quella contro il Benevento all'ultima giornata di campionato. All'ultima partita di campionato regionale eravamo in testa insieme al Benevento Rugby. In casa loro dovevamo fare la partita perfetta, partita che ci costò purtroppo un grave infortunio a Mattia Chiarito. Ma quella giornata i nostri ragazzi la resero indimenticabile anche per un altro motivo. Vincemmo il campionato. Sigaretta alla cesta mamma che ogni volta
facemmo il torneo del mare, il primo torneo del villaggio del rugby a Napoli. Era tutto per loro. Squadre di grande valore: Fiammeoro, Colleferro, Primavera, Nuova Roma Rugby, Benevento. Tutte squadre impegnate in un torneo che ha visto i nostri arrivare sul podio. Vaga scuola, no, ma non ci vaga chiù. Acchiappa una gaiola con un guile fu. Mare può sta fuori, non lo posso fare chiù. Non ti preoccupavo io, c'è sto mare fuori. C'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori. La rete sbarra sotto cielo, c'è sto mare fuori. C'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori. Mentre la città tutta, tranne Cappiello, festeggiava il terzo scudetto del Napoli, i nostri ragazzi ci facevano gioire per le loro vittorie. Inizia così la trasferta per i tornei.